Tanto bene per tutti ragazzi, qui Mr. Frank vi parla, bentornati in questo nuovo video. Siamo qui oggi ragazzi nuovamente con un video di Black Ops 3, ma questa volta non siamo nel comparto zombie perché momentaneamente diciamo abbiamo mostrato quasi tutto quello che c'era da scoprire su questa modalità, ma non temete, torneranno altri video di tipologia diversa rispetto a quelli che avete visto di informazione prevalentemente che abbiamo già pubblicato. E in questo video ragazzi invece inauguriamo così l'inizio della stagione del multiplayer di Black Ops 3. In questo video infatti andrò a mostrarvi ragazzi tutte le classi che utilizzo io e che ritengo siano le migliori in assoluto al momento per questo gioco, successive alle varie modifiche che sono state apportate in questi primi giorni di lancio. Iniziamo subito quindi, partiamo dalla prima classe che in realtà sto utilizzando sempre meno, però è la classe per il fucile d'assalto, la R, il KN44, con un sacco di accessori. E infatti c'è il mirino, che è l'ole, l'ultimo che si sblocca, ma che in genere utilizzo il mirino reflex. Uso poi, quando l'ho sbloccato, da quando l'ho sbloccato uso l'ole principalmente perché è più snello, insomma non c'è tutto quanto il corpo del reflex tutto intorno, è molto più, meno ingombrante ecco, ma sostanzialmente è un mirino reflex come un altro. Poi utilizzo il calcio per migliorare la stabilità dell'arma, il calcio regolabile è fondamentale in tutti i fucili d'assalto per aumentare la rapidità quando si mira, e in questo caso utilizzo il silenziatore, anche se in realtà il perk che utilizzo più di frequente è l'estrazione rapida, questa è la classe standard diciamo. Ho voluto fare una prova con il silenziatore per avere una classe silenziata, essere un po' più stealth, così fare qualche prova. Non è poi così male, anche se effettivamente forse se volete essere più forti, diciamo, e ancora più performanti, vi consiglio di utilizzare estrazione rapida. Altrimenti se volete essere un po' più, se preferite essere più silenziosi eccetera, chiaramente il silenziatore. Per fare posto a tutti questi accessori però ho dovuto rimuovere la specialità 2, che dopo vi farò vedere qual è quella che utilizzo di solito. Come invece primo bonus utilizzo antischegge, questa è un perk standard in tutte le classi, insieme a propulsione furtiva e maschera tattica, anch'essi perk che utilizzo sempre. L'unico dubbio, diciamo, l'unica alternativa a antischegge ragazzi è fantasma, che insomma in casi di partite che ci sono tantissimi UAV che vengono lanciati, fantasma chiaramente vi salva la vita. Comunque generalmente invece, visto che sono un giocatore che va sempre molto per obiettivi, insomma specialmente postazione e dominio, sto sempre nelle basi, insomma antischegge e maschera tattica sono vitali, visto che comunque lì è la zona più bombardata da chiaramente granate sia letali che stordenti. La pecca di questa classe è che se non mettete l'estrazione rapida e non avete neanche il secondo perk, che generalmente lascio sempre prestigiatore, siete effettivamente abbastanza lenti a mirare, specialmente dopo che arrivate da un momento di scatto, di corsa, perché appunto prestigiatore serve anche a mirare più velocemente quando avete appena finito uno scatto. Non avendo né prestigiatore né estrazione rapida, chiaramente la mira verrà presa in maniera molto molto più lenta, ma infatti con questa classe diciamo tendo a stare anche abbastanza più in posizioni strategiche più difendibili, non vado alla riscossa, diciamo, in rush furioso, come invece faccio quando utilizzo quest'altra classe che è il VMP, che a mio avviso ragazzi è la mitraglietta più forte del gioco, veramente non perdete un conflitto a fuoco se usate quest'arma. E anche qui l'ho equipaggiata con degli accessori un po' particolari, cioè in realtà neanche troppo, perché due dei tre che utilizzo sono quelli standard che utilizzo in qualsiasi tipo di mitraglietta. L'alternativa al VMP ragazzi è il CUDA, se volete usare una mitraglietta più precisa, più performante, più stabile soprattutto, vi consiglio il CUDA, ma se invece volete avere una mitraglietta che sia super efficace dalla medio-breve distanza, il VMP è sicuramente l'arma che fa il caso vostro. Dicevo appunto, 2 su 3 sono standard, ossia il calcio e estrazione rapida, e ho sostituito canna lunga, che è il terzo perk, il terzo accessorio, scusate, che utilizzo in qualsiasi mitraglietta, l'ho sostituito con i caricatori aumentati, perché è un'arma questa, come vedete, che ha una cadenza veramente straordinaria, quindi i colpi chiaramente vengono a esaurirsi in maniera molto molto più rapida. Ha 40 colpi nel caricatore, che non sono pochi, però con i caricatori aumentati arrivati a 56, che sono ancora di più, e in situazioni di più nemici contro è difficile che rimaniate senza munizioni, come invece succede spesso se non avete i caricatori aumentati. Chiaramente per far posto al caricatore aumentato ho levato il canna lunga, che come vi dicevo serve ad aumentare la stabilità e la portata dell'arma, e quindi dalle kill dalla lunga distanza sono molto più difficili da realizzare, ma comunque ragazzi non è che adesso
con quest'arma si possano ambire a fare long shot comunque. Quindi alla fine ho optato per i caricatori aumentati, anche se l'alternativa, come vi dicevo, è canna lunga. Anche qui non ho nessun perk secondario, perché come questa volta invece vedete c'è estrazione rapida, quindi alla fine prestigiatore. Difficilmente poi io, ragazzi, vado a utilizzare armi secondarie, come vedete non uso mai armi secondarie e esclusivamente raccolgo armi da terra quando finisco le munizioni della primaria, e quindi difficilmente mi trovo a dover cambiare armi, quindi prestigiatore in questo caso non l'ho ritenuto necessario, anche perché, come vi dicevo, ho anche estrazione rapida. E al posto di prestigiatore ho messo la cortina fumogena. È una granata letale che io non ho, è una granata tattica, scusate, che praticamente non ho mai usato in nessun altro Call of Duty, ma questa volta mi sono sentito in dovere, tra virgolette, di utilizzarla, perché è veramente fortissima, in quanto se voi siete dentro la cortina, voi praticamente non potete vedere la minimappa, cioè i nemici non vedono la minimappa e voi non siete nella minimappa, è fortissima. Come vi dicevo, sono un giocatore che gioca molto negli obiettivi, quindi quando si conquistano postazioni, quando si conquistano bandiere di dominio, è veramente fondamentale, insomma, vi fa avere un vantaggio mentre conquistate estremamente significativo. E altrimenti utilizzo sempre la stordente. In questa classe alterno appunto stordente o cortina fumogena. E i perk, come vedete, invece questi qua sono sempre gli stessi. L'altro fucile d'assalto, che è quello che è la classe che utilizzo principalmente invece, alternato diciamo con il VMP a seconda della mappa, quali sono le distanze insomma della mappa, mi giostro tra VMP e M8. L'M8 che è stato depotenziato rispetto alla versione che abbiamo avuto modo di provare nella beta, ma che comunque, ragazzi, è comunque devastante, perché due raffiche e uccide al massimo. Quindi anche qua ho messo un mirino, che è sempre l'ole, ma altrimenti sarebbe stato il reflex, e estrazione rapida e il calcio regolabile. Come vi dicevo, ragazzi, lo ritengo un accessorio fondamentale per tutti i fucili d'assalto, non per le mitragliette. Si potrebbe poi far posto, volendo, a un terzo bonus, a un terzo accessorio, scusate, che potrebbe essere o caricatori rapidi o aumentati, ma non ne vedo la necessità dei caricatori aumentati, quindi metterei i caricatori rapidi. Tuttavia, con questo setup mi ritengo più che soddisfatto, quindi non vado a inficiare su altre specialità o su granate, quindi come vedete questa è la classe più standard che ci sia, con una stordente, antischegge, prestigiatore, propulsione furtiva e infine maschera tattica. Queste, ragazzi, sono le tre classi che uso più di frequente. Ci sarebbe anche lo Shaiva come arma, o Shaiva, insomma, come si volete pronunciarlo, quello semi-automatico, che anche questo è veramente una bestia di arma, perché anche qui due colpi e butta giù, quindi veramente fortissimo. Ancora non sono riuscito a risbloccarlo perché ho prestigiato, ma comunque l'alternativa sarebbe al KN, scusate, lo Shiva con fuoco rapido quando lo sbloccate, estrazione rapida e calcio regolabile. Questi sono i tre accessori, e se volete anche un mirino, che non è particolarmente bello l'Iron Sight di quell'arma, però vabbè. Comunque mi sono dilungato anche troppo in questo video, grazie per l'attenzione, spero di non avervi annoiato eccessivamente. Lasciate un pollice in su e un commento con le vostre opinioni sulle vostre classi, quelle che preferite. Fatemi sapere anche nei commenti se c'è qualche tipologia di video che preferireste vedere sul multiplayer. Suggeritemi tutto, io come sempre leggo tutti i commenti. Un saluto a Mr. Frank, ragazzi, e ci vediamo con un prossimo video.